Per percorrere un tratto di lunghezza L su un piano inclinato privo di attrito, un blocco di plastica che parte da fermo impiega 1,53 secondi. Facendolo partire da un punto più alto, in modo che debba percorrere 1,2 metri in più, impiega 0,31 secondi in più. Determina la lunghezza L del primo tratto. Quindi il nostro problema ci dice questa cosa, che abbiamo un piano inclinato. Su questo piano inclinato c'è un blocchetto di plastica che scivola lungo un tratto lungo L, poi impiega 1,53 secondi. Poi si decide di far partire il blocchetto un po' più in alto, tale da percorrere un tratto più lungo. Questo tratto potremmo dirlo come L2. Per far questo impiega 0,31 secondi in più. Si vuole calcolare la lunghezza L. Questa. Allora, sappiamo che un blocchetto che si trova su un piano inclinato è soggetto alla componente della forza peso. Forza peso, questa lo possiamo dividere in due componenti, perpendicolare al piano e parallela al piano. La componente parallela al piano è quella che fa muovere verso il basso il nostro blocchetto, quindi la componente parallela della forza peso. Andiamo a utilizzare le informazioni che sappiamo partendo dall'equazione del moto uniformemente accelerato. Consideriamo il nostro blocchetto posizionato all'inizio della lunghezza L, quindi potremo scrivere che la distanza percorsa L è uguale, siccome il nostro blocchetto è solo soggetto alla forza peso, un mezzo a t quadro. D'altro canto sappiamo che se il blocchetto gli facciamo percorrere una distanza maggiore, quindi una distanza L2, sarà sempre soggetta a una accelerazione dovuta alla forza peso, ma per un tempo un po' più grande, quindi un mezzo a t2 al quadrato. Possiamo sviluppare queste due informazioni a sistema. Sappiamo che L è il valore che dobbiamo trovare, che sarà uguale a un mezzo a t al quadrato, vuol dire 1,53 alla seconda, mentre l'altra informazione è che L più 1,2 metri è uguale a un mezzo a, per un tempo maggiore, dato da 1,53 più 0,31 alla seconda. Quindi è un sistema con due equazioni e due incognite, la L e l'accelerazione. Andiamo a risolvere quindi la prima equazione e troviamo che L uguale a 1,17 per l'accelerazione. Sostituiamo questo valore, 1,17 per A più 1,2 uguale a 1,9 per A, sviluppando il quadrato e dividendolo per 2, da cui possiamo scrivere che L uguale 1,17A, 0,52A è uguale a 1,2, da cui A uguale a 1,2 diviso 0,52, perciò 2,3 metri fratto secondo quadrato. Di conseguenza la lunghezza è uguale 1,17 per 2,3, che fa 2,7 metri, e abbiamo trovato la lunghezza.
nostra lunghezza L.